Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Per uscire da una pandemia occorre curarsi e curarci a vicenda. Curarsi e curarci a vicenda. E bisogna sostenere chi si prende cura dei più deboli, dei malati, degli anziani. C'è l'abitudine di lasciare da parte gli anziani, di abbandonarli. È brutto questo. Queste persone, ben definiti dal termine spagnolo, cuidadores, coloro che si prendono cura degli ammalati, svolgono un ruolo essenziale nella società di oggi, anche se spesso non ricevono il riconoscimento e la remunerazione che meritano. Il prendersi cura è una regola d'oro del nostro essere umani e porta con sé salute e speranza. Prendersi cura di chi è malato, di chi ha bisogno, di chi è lasciato da parte. Questo è una ricchezza umana e anche cristiana. Questa cura dobbiamo rivolgerla anche alla nostra casa comune, alla terra e ad ogni creatura. Tutte le forme di vita sono interconnesse e la nostra salute dipende da quella degli ecosistemi che Dio ha creato e di cui ci ha incaricato di prenderci cura. Abusarne, invece, è un peccato grave che danneggia e che fa male e che fa ammalare. Il migliore antidoto contro questo uso improprio della nostra casa comune e la contemplazione. Ma come mai? Non c'è un vaccino per questo? Per la cura della casa comune? Per non lasciarla da parte? Qual è l'antidoto contro la malattia di non prendersi cura della casa comune? È la contemplazione. Quando non si impara a fermarsi, ad ammirare e apprezzare il bello, non è strano che ogni cosa si trasformi in oggetto di uso e abuso senza scrupoli, anche in oggetto di usa e getta. Tuttavia la nostra casa comune, il creato, non è una mera risorsa. Le creature hanno un valore in se stesse e riflettono ognuna a suo modo un raggio dell'infinita sapienza e bontà di Dio. Questo valore, questo raggio di luce divina va scoperto e per scoprirlo abbiamo bisogno di fare silenzio, abbiamo bisogno di ascoltare, abbiamo bisogno di contemplare. Anche la contemplazione guarisce l'anima. Senza contemplazione è facile cadere in un antropocentrismo squilibrato, superbo, il io al centro di tutto, che sovradimensiona il nostro ruolo di essere umani, posizionandoci come dominatori assoluti di tutte le altre creature. Un'interpretazione distorta dei testi biblici sulla creazione ha contribuito a questo sguardo sbagliato che porta a sfruttare la terra fino a soffocarla. Sfruttare il creato, questo è il peccato. Crediamo di essere al centro pretendendo di occupare il posto di Dio. E così roviniamo l'armonia del creato, l'armonia del disegno di Dio.
diventiamo predatori, dimenticando la nostra vocazione dei custodi della vita. Certo, possiamo e dobbiamo lavorare la terra per vivere e svilupparci, ma il lavoro non è sinonimo di sfruttamento ed è sempre accompagnato dalla cura, arare e proteggere, lavorare e prendersi cura. Questa è la nostra missione. Non possiamo pretendere di continuare a crescere a livello materiale senza prenderci cura della casa comune che ci accoglie. I nostri fratelli più poveri e la nostra madre terra gemono per il danno e l'ingiustizia che abbiamo provocato e reclamano un'altra rotta. Reclamano da noi una conversione, un cambio di strada. Prendersi cura anche della terra, del creato. Dunque, è importante recuperare la dimensione contemplativa. Se guardare la terra, il creato come un dono, non come una cosa a sfruttare al mio profitto, no. Quando contempliamo, scopriamo negli altri e nella natura qualcosa di molto più grande della loro utilità. E qui è il nocciolo del problema. Contemplare è andare oltre l'utilità di una cosa. Contemplare il bello non vuol dire sfruttarlo, no, contemplare è gratuito. Scopriamo il valore intrinseco delle cose conferito loro da Dio, come hanno insegnato tanti maestri spirituali. Il cielo, la terra, il mare, ogni creatura possiede questa capacità iconica, questa capacità mistica di riportarci al Creatore e alle comunioni col Creato. Ad esempio, Sant'Ignazio di Loyola, alla fine dei suoi esercizi spirituali, invita a compiere la contemplazione per giungere all'amore, cioè considerare come Dio guarda le sue creature e gioire con loro, a scoprire la presenza di Dio nelle sue creature e con libertà e grazia amarle e prendersene cura. La contemplazione che ci conduce a un atteggiamento di cura non è un guardare la natura dall'esterno, come se noi non vi fossimo immersi. Ma noi siamo dentro la natura, siamo parte della natura. Si fa piuttosto a partire da dentro, riconoscendosi parte del creato, rendendoci protagonisti e non meri spettatori di una realtà amorfa che si tratterebbe solo di sfruttare. Chi contempla in questo modo prova meraviglia non solo per ciò che vede, ma anche perché si sente parte integrante di questa bellezza e si sente anche chiamato a custodirla e a proteggerla. E c'è una cosa che non dobbiamo dimenticare. Chi non sa contemplare la natura, il creato, non sa contemplare le persone nelle proprie ricchezze. E chi vive per sfruttare la natura finisce per sfruttare la gente e trattarli come schiavi. Questa è una legge universale. Se tu non sai contemplare la natura, sarà molto difficile che saprai contemplare la gente, la bellezza delle persone, il fratello, la sorella, tutti noi. Chi sa contemplare più facilmente si metterà all'opera per cambiare ciò che produce degrado e danni alla salute,
si impegnerà a educare e promuovere nuove abitudini di produzione e di consumo, a contribuire a un nuovo modello di crescita economica che garantisca il rispetto per la casa comune e il rispetto per le persone. Il contemplativo in azione tende a diventare custode dell'ambiente. È bello questo, eh? Ognuno di noi deve essere custode dell'ambiente, della purità dell'ambiente, cercando di coniugare saperi ancestrali di culture millenarie con le nuove conoscenze tecniche affinché il nostro stile di vita sia sempre sostenibile. Infine, contemplare e prendersi cura, ecco due atteggiamenti che mostrano la via per correggere e riequilibrare il nostro rapporto di esseri umani con il creato. Tante volte noi, il nostro rapporto col creato sembra essere un rapporto di nemici, distruggere il creato a mio profitto. Sfruttare il creato al mio profitto. Non dimentichiamo che questo si paga caro. Non dimentichiamo quel detto spagnolo: Dio perdona sempre. Noi perdoniamo dalle volte. La natura perdona mai. Oggi leggevo sul giornale di quei due grandi ghiacciai dell'Antartide vicino al mare di Amundsen stanno per cadere. Sarà terribile, perché il livello del mare crescerà e questo porterà tante difficoltà e tanto male. E perché? Per il riscaldamento, per non curare l'ambiente, per non curare la casa comune. Invece, quando abbiamo questo rapporto, mi permetto la parola, fraternale, è una figura, un rapporto fraternale, con il creato diventeremmo custodi della casa comune, custodi della vita, e custodi della speranza. Custodiscono il patrimonio che Dio ci ha affidato, affinché possiamo godere chi possano godere le generazioni future. E qualcuno può dire: ma io me la cavo così. Ma il problema non è come tu te la caverai oggi. Questo lo diceva un teologo tedesco, protestante, bravo, Bonhoeffer. Il problema non è come te la cavi tu oggi, il problema è quale sarà l'eredità, la vita della generazione futura. Pensiamo ai figli, ai nipoti, cosa lasceremo noi se noi sfruttiamo il creato? Custodiamo questo cammino, diventando custodi della casa comune, custodi della vita e anzi custodi della speranza. Custodiscono il patrimonio di Dio che ci ha affidato le persone, tutte le persone, affinché possano goderne le generazioni future. Penso in modo speciale ai popoli indigeni, verso i quali abbiamo tutti un debito di riconoscenza, anche di penitenza, per riparare il male che abbiamo fatto loro. Ma penso anche a quei movimenti, associazioni, gruppi popolari che si impegnano per tutelare il proprio territorio con i suoi valori naturali e culturali. Non sempre queste realtà sociali
sono apprezzate, a volte sono persino ostacolate, perché non producono soldi, ma in realtà contribuiscono a una rivoluzione pacifica. Potremmo chiamarla la rivoluzione della cura. Contemplare per curare, contemplare per custodire, custodire noi, il creato, i nostri figli, i nostri nipoti, custodire il futuro, contemplare per curare e per custodire e per lasciare un'eredità alla futura generazione. E questo non bisogna delegare ad alcuni, questo è compito di ogni essere umano. Ognuno di noi può e deve diventare un custode della casa comune, capace di lodare Dio per le sue creature, di contemplare le creature e di proteggerle. Grazie.